Signori, e sono particolarmente contento di essere tornato a Firenze, perché io ci ho abitato, io dico sempre nei secoli di prima, quando Sonny Rollins suonava all'Apollo in Via Nazionale. Ravi Shankar alla Pergola. Poi per passare, diciamo, a certi estremi inauditi, quando gli Etruschi furono cacciati da Fiesole. E quindi un bel pezzo di cuore è rimasto qua e anche tante amicizie, fra le quali il nostro amico Loris, che ci conosciamo dai tempi della giovinezza. Quindi sono particolarmente contento di questo incontro che abbiamo avuto con Andrea, che ha fatto sì che praticamente ritornassi in questa città bella dove ho vissuto praticamente dal 71 fino all'85, roba del genere. Io faccio un brindisi a questa compagnia per la contentezza più grande che ci sia. Io ho difficoltà, non trovo le parole, ma brindo a questa compagnia e all'amicizia che ci ha portati qua. La nostra. Salute. Un po' scadente come brindisi. Va bene, va benissimo. Al Giglio sono andato da bambino quando avevo 9 anni. Il Giglio lo conoscete penso tutti quanti, indipendentemente da questa, insomma, disavventura o tragedia dell'anno scorso. E mi innamorai, era il 59-60. Andavo in vacanza con i miei genitori e allora le vigne c'erano tante, c'erano, insomma, ancora la Mezzadria, mi pare, c'erano le campagne coltivate anche qui molto più di ora. E poi crescendo, andando avanti nella vita, ho fatto quello che si chiama in un gergo marinaresco un colpo di timone, perciò la prua è andata al Giglio e io facevo un lavoro, chiamiamolo da impiegato, ho dato le dimissioni e sono andato perché volevo vivere là. E le vigne, purtroppo la storia, insomma, è ben nota, hanno subito un progressivo abbandono, come in tutti i luoghi più difficili da lavorare, da coltivare, che spesso sono i più belli. Però sono quelli che vengono abbandonati per primi, perché tutte le pianure e i luoghi comodi non li abbandonano, ma li abbandonano infatti le montagne, le colline, eccetera, eccetera, eccetera. Allora alla fine io avevo questo grande amore per il vino e per il Giglio, e il vino lo andavo a fare con mio padre nel Molise, che mi ha insegnato a fare il vino. E nessuno ha voluto, parlo dei miei compaesani isolani, nessuno ha voluto negli anni 80-90 mettersi d'accordo per creare, insomma, un lavoro comune, no? Anche solo 2 o 3 teste che si uniscono, o cuori. E se perché te credi qua, là, su, giù, così. E dico, ma... E alla fine ho cominciato da solo, tra l'ilarità generale, nel 99. 99, tempi non sospetti, niente moda degli autoctoni, niente vini cosiddetti naturali. Allora c'era il frutto, c'era il Super Tuscan, c'era il gusto internazionale, tutto che andava in queste direzioni qua, che adesso gli stessi che prima
le propugnavano in massimo grado, ora dicono ma sì, però in effetti è meglio quell'altro, ma questo è normale. E quindi io sono orgogliosissimo del fatto che, o per caso o per ragione, io sono talmente presuntuoso di pensare che il nostro esempio sia servito. Da quando noi abbiamo ricominciato, che ormai quindi sono 14 anni fa, e le vigne invece di essere ogni anno abbandonate sempre di più, intanto la nostra sono 3,5 ettari, una enormità, che prima era tutta giungla e adesso è tutta vigna. E poi il nipote di Tizio, invece di lasciare andare in malora la vigna dello zio, del nonno, la lavora. Un altro produttore è venuto fuori nel 2006-2007, un altro ancora è venuto fuori adesso nel 2009, mi sembra, 2010, due anni fa. Adesso siamo in 3 a produrre al Giglio. E quindi io dico sempre, più vigna lavorata c'è e meglio è, e più viticoltori siamo e meglio è. Ecco, e il sogno è quello di rivedere, e poi io scherzosamente dico a volte, fra insomma 5 o 600 anni di nuovo tutta l'isola come il giardino che era fino a 100 anni fa, perché pensate un po', quello che adesso si vede come dei piccoli pezzi circondati da quella che io chiamo la giungla, prima tutta l'isola era lavorata così, quindi vedevi a primavera i peschi, i ciliegi in fiore, la vite che veniva fuori, gli orti, i frutti, perché l'isola è ricca di acqua sua, di suo, altrimenti non sarebbe stata abitata, eccetera. È solo che bisogna che qualcuno ci vada a lavorare, e che Leonardo ha detto che domani viene subito l'offerta volontaria. E quindi si spera che, insomma, che qualcun altro anche continui. Certo, l'investimento economico è assai poco remunerativo, ecco, è quello che si può chiamare un impegno del cuore più che altro, perché è un miracolo se uno ci va in pari con i costi di produzione e le ore di lavoro, perché lì non è pensabile meccanizzare nulla. E tra l'altro e tra l'altro non è nemmeno, credo io, sensato. Io l'ho imparato in questi 10, 14, 15 anni. Non è sensato seguire le regole cosiddette scolastiche di quello che bisognerebbe fare dentro una vigna, di quello che bisognerebbe fare dentro una cantina, perché, per dire una cosa più stupida del mondo, lì per esempio tutti i vecchi maestri piantano le viti così, non così, no? Perché poi le radici si stendono e vanno meglio dentro, sono tutte rocce come si può vedere, e vanno meglio dentro le fenditure. Anche gli alberi si piantano così, addirittura un alberello, un susino, un pesco, un ciliegietto, sempre in diagonale, mai per dritto. Vuoi sapere perché? E più dove c'è la terra, dove c'è tanta terra, è il posto peggiore, perché quando non piove, come non ha piovuto per 3 anni di seguito fino a quest'inverno, dove c'è la terra si secca sempre di più, è sempre più in fondo, alla fine la vite muore, mentre invece dove c'è la roccia la radice va nelle fenditure, e sotto la roccia c'è sempre più fresco, c'è sempre un'argilla, c'è sempre la possibilità, ecco, di trovare il nutrimento. Forse sono troppo lungo con queste ciance. No, sì. Tanto loro mangiano. Ecco, perché io mi appassiono, ci sento forte, come si dice in un gergo familiare, di queste cose. E quindi tutta la coltivazione della vite al Giglio, adesso io non so, un pratico delle Cinque Terre, della Valtellina, di questi luoghi così, però non vuole le regole usuali, ecco,
che si usano, che posso dire qui nelle vigne del Chianti o della Maremma. Io ebbi occasione con un agronomo qui di San Casciano, che era un amico che venne a vedere, e lui fu talmente, insomma, intelligente e capace di se stesso e grande in questo senso da dire: Francesco, io qua non ti posso dire niente, perché qui non c'è niente di quello a cui io sono abituato. Qualsiasi consiglio che io ti possa dare vale nei territori che io conosco e che so come funziona l'equilibrio, insomma, misterioso, perché l'equilibrio misterioso è fra il sole, l'aria, l'acqua e la terra, più tutte quante le creaturine microscopiche e non microscopiche che vivono nel terreno e che aiutano, eccetera. E lo stesso ragionamento io faccio per la cantina. Mi dicono: devi fare così, devi fare colì, bisogna fare così, bisogna fare colì. E io dico: ma non si potrebbe non fare così, non fare colì? Ecco, esempio, metterci tot bisolfito perché altrimenti è troppo poco. Dico: ma non si potrebbe non mettercelo o mettercene molto meno? Filtrare, chiarificare, bisogna filtrare, chiarificare, ma non si può non filtrare? Non si può non chiarificare? Perché no? Bene, allora dice: bisogna usare il freddo. Ma non si può non usare il freddo? Io non l'ho usato per un motivo semplice: non c'avevo soldi per comprare un macchinario del genere, né lo spazio per metterlo. Dice: i vini bianchi non puoi farli se non c'hai la temperatura controllata, no? Tutte queste robe qua che adesso vanno per la maggiore. E a mio avviso servono, insomma, sono utilissime per i commercianti che vendono le macchine e tutto il resto, ma non credo che siano altrettanto utili per il vino. Quindi, se ci avviciniamo al vino, vedete, questo è il colore dell'uva quando è matura, questo bel colore dorato.